No, no, raga, non ci sto. Io capisco la rabbia per una sconfitta con l'Udinese e la maggior parte degli errori li ha fatti Allegri, e sono io il primo a dirlo. Ma sentire gente come Nati per vincere che dice che la Juve con la rosa che ha dovrebbe vincere il campionato ed è incazzato con Allegri perché pensa di avere una rosa per vincere il campionato, quindi sei per me totalmente accecato dall'odio per un allenatore, da non capire che hai una squadra di merda, te lo dico io, hai una rosa di merda e dopo andiamo a analizzarla. Ti costi, posso capire gli juventini che non gli piace Allegri, che non gli piace il gioco e che quindi vogliono cambiare allenatore, ci sta. Ieri Allegri ha sbagliato formazione, sono io il primo a dirlo, ma essere lì siete dei miracolati. Per me la Juve è una rosa da quarto posto, la rosa del Milan, del Napoli e dell'Inter è superiore. La Juve con questa rosa se la gioca con la Roma e l'Atalanta, a mio avviso, e dopo vediamo. Quindi per me, nonostante ieri ha fatto cagare, nonostante gioca di merda, a essere stati lì fino all'altro ieri a lottarvi lo scudetto è un miracolo. E se mettete Thiago Motta oggi non sareste lì a lottare per il campionato con questa rosa, ne sono sicuro. Quindi allora, quello che dico a Nati per vincere, e poi andiamo ad analizzare la rosa insieme. Se l'odio che avete per questo allenatore non vi fa riconoscere di avere una rosa scandalosa, mi spiace per voi, vi mangerete sempre il fegato, ma anche se mettete un altro allenatore. Se invece quest'estate rinforzate la rosa con 2-3 centrocampisti forti, allora cambia il mio discorso. Allora certo, vincerebbe anche Allegri con un'altra rosa. Ma prima voglio parlare di Milan. Iscrivetevi al canale, lasciate un pollice in su al benzinero. E raga, ti alzi la mattina, no? Vuoi sapere gli infortuni del Milan, come sta Calabria, quando rientrerà, e tu e subito vedi problema muscolare a Simon Kjær. E questa è una cosa problematica, perché l'idea poi contro il Rennes è di far giocare, una cosa che a me davvero non riesco a sopportare, nonostante comunque abbia fatto bene, mi tocca rivedere Theo Hernandez centrale di difesa, così perdo tutto il potenziale di Theo da terzino, con Terracciano sulla sinistra. Raga, io non voglio e non vorrei assolutamente che adesso ricominciamo a fare le due partite a settimana e ricominciamo con sta cosa degli infortuni, cioè sarebbe davvero tragica, che è poi la cosa che secondo me paga maggiormente Stefano Pioli, perché è sotto l'ombra è sotto gli occhi di tutti la differenza dagli infortuni dalla squadra di Simone Inzaghi a quella di Pioli. Quindi ecco, io mi auguro che sia un caso, che magari invece chi recupera per giovedì, visto che per il momento non sembra nulla di grave, sarà da valutare. Intanto recuperiamo Chav, nota positiva, che dovrebbe essere in panchina al corrente, quindi questo sì, speriamo di averlo recuperato bene. Ora torno con te però, Nati per vincere. Tu che dici che hai sta formazione stratosferica e Allegri è un coglione che non vince. Allora, e voglio i commenti degli juventini se la pensano come me. Però ce ne sono tanti che sono accecati dall'odio, da non capire che con qualsiasi allenatore, con questa formazione del cazzo, non vinci, non puoi vincere uno scudetto. Non è come vi vogliono far credere Avzim e Nati per vincere, o Adani. Šešnjić, gran portiere, portiere da scudetto. Gatti, giocatore Gatti, che può giocare nel Bologna. Cioè neanche in una squadra da conference può giocare Gatti, perché Gatti se va a giocare nella Fiorentina io non so se gioca titolare. Bremer, giocatore fortissimo. Danilo ieri non c'era, però un giocatore da scudetto. Alessandro, giocatore che può stare in Serie B, in Serie B, neanche in Serie A. Weah, giocatore da Salernitana. Weah è un giocatore da Salernitana. McCann,
non gioca titolare manco nel Sassuolo. McKennie. O McKennie, come cazzo si dice. Locatelli, rispeditelo al Sassuolo perché vi ha inculato 30-40 milioni. È una ciabatta. Avete presente una ciabatta? È una ciabatta. Rabiot va a intermittenza. Ogni tanto è un giocatore, Rabiot, da Europa League. Perché ogni tanto ti sembra un grande giocatore, ma tante volte è uno stivale. Cambiasso, la sua realtà di Cambiasso è il Bologna, è la Fiorentina. Cioè, vi ho già detto, 4-5 giocatori che possono giocare neanche la Conference. Chiesa, fenomeno, ok, sempre rotto, non ce l'hai mai. Fenomeno, quante partite fai questo fenomeno all'anno? È un po' come il discorso di Dybala. Fenomeno, ma se lo puoi far giocare 20 partite all'anno, come puoi vincere lo scudetto con Chiesa? Vlahovic, campione, quante partite ha fatto Vlahovic quest'anno, sto campione? Milik, ciabatta, anche lui, figa, ieri ha fatto una partita, mi sembrava una ameba. Ciabatta, è colpa di Allegri se si è fatto espellere come un coglione con l'Empoli. Cioè io Allegri la partita di ieri dico che ha sbagliato. Poi andati per vincere anche un punto con Empoli e Udinese. Colpa di Allegri se Milik si è fatto buttare fuori come un coglione. Ildiz è giovane talento. Già qualcuno lo reputa fenomeno, per me lo diventerà. Però oggi è un giovane. Illing Kick. Chi cazzo è Illing? Porca troia. Chi cazzo è? Caviglia. Nicolas Caviglia. Raga, Nicolas Caviglia può giocare sì e no nel Frosinone. Cherry non può giocare manco in B. Kostic, giocatore da massimo Europa League. Allora, era andato a far benzina. Miretti, giocatore da Verona. Al Verona può giocare Miretti. Pinsoglio, in C può giocare. Pinsoglio è un giocatore da Serie C. Lugani può giocare al massimo Bologna e Torino. Alcaraz è appena arrivato. Thiago Diallo, il Milan, l'ha scartato. Uno scartino del Milan che non gli faceva cagare. No, vi ho detto tutto. Nonge, che cazzo è? Scaglia, raga. Scaglia. E voi pensate che questa è una squadra che può competere per vincere il campionato con l'Inter? C'è quindi Allegri con questo popò di squadrone di merda, nati per di merda, può competere con l'Inter? Non sto neanche lì a dirti i giocatori dell'Inter, ma non ti dico manco quelli del Napoli e manco quelli del Milan. Raga, sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale, pollice in su e benzinero.